Oh, AC Milan, ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video sul canale Lollo i Milanisti Official. Finalmente abbiamo avuto l'ufficialità per il passaggio di Paolo Maldini da direttore sportivo e il nostro Zorro Boban che diventa una delle teste pensanti dell'AC Milan. Finalmente ragazzi, finalmente ci voleva, avevamo bisogno dell'ufficialità, adesso aspettiamo l'ufficialità semplicemente di Giampaolo e poi bene ragazzi, vedo che piano piano il nostro Milan sta prendendo forma. Come vi dicevo l'altro giorno, non è che ho fretta, però ho voglia di iniziare a mettere le caselline tutte al loro posto per iniziare una nuova stagione dell'AC Milan. Allora ragazzi, oggi parliamo di un po' di cose. Allora vi faccio un elenco delle cose di cui parleremo oggi. Parleremo appunto di Boban e di Maldini. Parleremo di Giampaolo, c'è cioè una novità abbastanza importante. Parleremo di Muriel, parleremo di Correa. Ovviamente parleremo di Krunic, che è il nostro prossimo centrocampista. A quanto pare che sia stata già tutto fatto. E poi parleremo anche di Torreira che mi stuzzica ragazzi. Torreira mi stuzzica. Però dopo vi spiego una cosa. Prima di andare avanti ragazzi, come sempre oramai lo sapete, vi chiedo semplicemente la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Ho poca batteria, quindi può darsi che nell'andare avanti del video mi debba fermare per cambiare batteria, perché ho fatto un po' di casino con la batteria della macchina fotografica. Andiamo avanti, 1, 2, 3, sigla! Zorro Boban! Molto molto felice ragazzi, sono molto molto felice dell'arrivo di Zorro Boban, come vi avevo detto già nell'altro video. Per un semplice motivo sono felice dell'arrivo di Zorro Boban. Uno, perché comunque è una persona, sapete, di quelle belle dritte, belle contente, che quando fanno il loro lavoro non hanno peli sulla lingua. Quindi io già pregusto il momento in cui il Milan dovesse succedere qualcosa in una partita del Milan, tipo, non so, che veniamo ladrati da qualcuno in una partita, e ci sarà poi Zorro Boban che andrà davanti alle telecamere a parlare di questa cosa. E questa cosa mi fa felice, ragazzi. Mi fa felice perché Zorro, come vi dicevo, è un personaggio che quando, oltre ad essere una persona molto 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 intelligente, è una persona che quando deve dire le cose non ha assolutamente peli sulla lingua. Quindi l'accoppiata Paolo Maldini, che è uno che parla poco ai media, con Zorro Boban, che invece è uno che è abituato, infatti faceva anche il commentatore sulle TV, uno che è abituato a stare davanti alle telecamere, secondo me è una figura che serviva al Milan. Al di là di questo, ovviamente Zorro Boban è un grandissimo conoscitore di calcio. Lui e Maldini sono due figure che conoscono benissimo l'ambiente Milan. Sanno cosa vuol dire giocare al Milan, sanno cosa vuol dire tutte e due vincere all'AC Milan e soprattutto sanno che cosa serve per fare questa cosa. Servono dei giocatori che prima di tutto siano da Milan come carattere, come famiglia, come diciamo proprio nella loro globalità. Il giocatore deve essere un giocatore da Milan. Dobbiamo tornare a recuperare quei valori che purtroppo nell'ultimo periodo, per via delle altre gestioni che abbiamo avuto, quelle di Yogurt Lee, di Falsone, di Mirabrutti, e nell'ultimo periodo purtroppo abbiamo perso. Quindi bisogna tornare a ricomprare giocatori da AC Milan. Quindi Paolo Maldini e Zorro Boban che finalmente torno al comando per mio gaudio, quindi sono molto 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 felice di questa cosa. Allora, notizia importantissima, vi leggo qua dei miei appunti. Giampaolo ieri ha rescisso il suo contratto con la Sampdoria. A breve diventerà il nuovo tecnico del Milan, quindi si tratta proprio di giorni, di ore o di minuti. Magari mentre sto girando questo video sarà già un sarà già l'allenatore della AC Milan, non lo so. Però è un allenatore che, come vi ho detto l'altra volta, sentivo parlare esperti di calcio e di tattica, e spiegavano molto bene che Giampaolo è un allenatore molto molto preparato. L'altro giorno ho scritto che è arrivato il momento di noi milanisti dobbiamo adesso smetterla di farci le guerre tra di noi come prima, pro Gattuso contro Gattuso, pro Gazzidis contro Gazzidis. Basta ragazzi. È arrivato il momento di remare tutti nella stessa e medesima direzione per sperare nel risorgere, per vedere risorgere il nostro AC Milan. Quindi Giampaolo fa parte di questo periodo di crescita, è un tassello importante. Giampaolo ha dimostrato di saper lavorare con i giovani. Da noi arriveranno
dei giovani importanti, da quanto mi dicono arriveranno dei giovani importanti, arriveranno dei giovani di qualità, che è quella che serve al Milan. Al Milan servono giocatori di altissima qualità. Ed è quello che secondo me i nostri dirigenti stanno pensando. Non è tanto una questione di andare a prendere giocatori da 60, 70, 80 milioni. Noi quei tipi di acquisti dobbiamo toglierceli dalla testa. Soltanto, anche soltanto per una questione finanziaria. Noi dobbiamo andare a comprare dei giocatori che siano in grado di fare la differenza, ma che abbiano un costo che sia coerente con quello che sono le spese del nostro fair play finanziario. Giampaolo, come abbiamo già detto più volte, gioca con l'uno, quindi il fantasista, dietro alle due punte. Dopo, negli altri appunti delle cose che mi sono detto, nelle cose che vi dirò, parleremo anche della seconda punta fondamentale nel gioco di Giampaolo. Oggi come oggi, nella nostra rosa, noi abbiamo un solo giocatore che è in grado di fare la seconda punta, che è André Silva. André Silva che con molta probabilità, non lo so, questo lo dico io, non ho assolutamente nessuna notizia. Secondo me André Silva verrà ceduto prima del 30 di giugno, come verrà ceduto un altro giocatore importante per fare plusvalenza. Oramai la domanda che mi fate tutti, quella più gettonata, è: Lollo, ma Gigio Donnarumma verrà venduto? Ragazzi, io non lo so, io ne so quanto voi per quanto riguarda le vendite. Addirittura adesso con neanche i giornalai sanno più, perché prima avevano la possibilità di chiederlo a Cravatta Gialla, o lo chiedevano a Mirabelli, a Mirabrutti, che era contento quando gli facevano le domande sul calciomercato. Adesso io, Paolo Maldini e Zorro Boban non ce li vedo proprio ad andare a spifferare ai giornalai quelle che sono le quelle che sono gli obiettivi della C Milan. Però parliamo un attimo di due giocatori che mi hanno detto che il Milan potrebbe essere interessato. Nella chiacchierata di ieri con l'agente Lucci, quindi l'altro ieri, è finito sul tavolo anche l'idea Muriel in prestito con diritto di riscatto. Ora, al di là che Muriel probabilmente pesa come me, io sono 1,80 e peso 77 kg, secondo me 78 kg, secondo me Muriel probabilmente pesa più di me, quindi per quanto mi riguarda Muriel è assolutamente un no galattico. Muriel è meglio che non no, ragazzi. Invece l'altra opzione, oltre ad una richiesta, infatti mi sono scritto, oltre ad una richiesta anche per il giocatore Correa. Correa è un giocatore che mi ha sempre stimolato quando l'ho visto giocare, è un giocatore che comunque ha indubbia tecnica, è lì da vedere ragazzi, cioè non è che mi invento io Lollo dei milanisti official, mi invento che Correa sia un giocatore forte. Correa è un giocatore forte, il problema è che è un giocatore discontinuo, e noi di giocatori discontinui noi abbiamo i capi del gioco discontinuo. I capi del gioco discontinuo sono il Disuso, che secondo me verrà venduto di fronte ad un'offerta congrua, e anche il Turco 10, il Fantasmanoglu, che anche lui quando gioca giusto quei tre mesi all'anno e poi e poi smette di correre. Quindi molto bene l'idea di come idea di giocatore che ci serve come seconda punta, però diciamo che lui come giocatore diretto, insomma, non è che mi rende molto felice. Preferirei un'altra tipologia di seconda punta. L'altro giorno nella live mi chiedevate, Lollo, di una seconda punta. Ragazzi, non è facile, non è facile, perché la seconda punta è un giocatore, è un ruolo fondamentale, ma che chi gioca da seconda punta deve saper fare la seconda punta, e non è scontata questa cosa, perché l'altro giorno vi ho detto del discorso del Cutro cuore rossonero. Il Cutro fortissimo giocatore, ma ovviamente il Cutro è una prima punta, non sarà mai in grado di fare la seconda punta. La seconda punta nel gioco di Gian Burrasca, di Giampaolo, serve una punta che sappia correre tantissimo, ma soprattutto sappia correre bene e fare i movimenti corretti. Poi vedrete che bello il gioco di Giampaolo con la difesa che sale sempre, con la difesa molto alta. Il gioco di Giampaolo, ragazzi, è un giocatore, è un gioco molto molto intelligente, è un gioco molto intelligente, molto dispendioso. Infatti non per ultimi le notizie di questa mattina qua davano il Milan molto vicino alla firma nello staff di Giampaolo del preparatore atletico dell'Inter di Mourinho, che è andato anche a Manchester. Il più grosso limite delle squadre di Giampaolo in questi anni è stata che a un certo punto si sono spente le squadre di Giampaolo. Quindi per evitare questa cosa io mi auguro che venga preso un preparatore atletico che garantisca almeno, ragazzi, almeno tre quarti di campionato con la squadra al massimo della potenzialità. Veniamo a quello che è l'ultima notizia. Pare proprio che il Milan abbia chiuso per Krunic. Krunic, giocatore importante, sempre gli esperti di mercato mi dicono che Krunic è un giocatore che ha fatto il salto di qualità negli ultimi due anni, quindi io mi fido di loro perché ne sanno sicuramente molto più di me di calcio, e mi dicono che è un giocatore che ci stupirà.
ci stupirà. Quindi sono molto felice di essere stupito da, da Krunic e speriamo, speriamo bene. Ragazzi, vi voglio dire soltanto di Torreira. Torreira è ovvio che è un giocatore che tutti noi vorremmo alla AC Milan. Dall'altra parte però ci dobbiamo scontrare contro quella che è la realtà. Torreira è un titolare inamovibile nella squadra, nell'Arsenal, dove sta giocando. Ovviamente tutti i tifosi dell'Arsenal stanno pregando in ginocchio che Torreira non venga venduto, e li capisco, perché è un perno fondamentale di quello che è, di quello che è il loro gioco. Niente ragazzi, queste erano le ultime news. Come sapete i video estivi sono un pochino così più veloci, brillanti, facciamo un pochino più di news così, cerco di farli un pochino più corti. Sono arrivato al 2% di batteria, quindi direi proprio che è arrivato il momento di salutarvi. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì o martedì per il prossimo video, ci vediamo giovedì prossimo per la live alle ore 20:30. Un saluto a tutti, ciao ragazzi, forza Milan e vada via il Q-Inter. Ciao! Yeah,